Buongiorno a tutti, una grande amicizia datata quasi 20 anni, siamo maggiorenni da qualche tempo con Giorgio, con la sua famiglia, c'è sempre il gran piacere di stare assieme e di condividere poi tanti momenti non solo di famiglia ma anche di confronti scientifici e Giorgio, come sapete, è sempre fonte di tanti stimoli. Mi occupo di terapia chelante da 25 anni, nel corso della presentazione vi racconterò anche di storia e oggi con Giorgio molto direttamente sono a parlare di intossicazione, perché ci intossichiamo, e disintossicazione da metalli pesanti. E parto da una cosa molto attuale, senza entrare poi negli specifici del virus, perché la salute, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio nel primo atto che fu fatto nel 7 aprile del 48, non è soltanto uno stato di benessere dettato da assenza di malattie, ma è uno stato di benessere mentale, fisico e sociale. Come vedete, il sociale è scritto in rosso ed evidenziato in grassetto, proprio perché vedremo quanto il sociale può non esserci amico, e per sociale intendo tutto quello che, con cui veniamo a contatto, quello che respiriamo e quello che facciamo. Quindi questa condizione a volte viene vanificata il benessere dall'aria che respiriamo, quando parliamo proprio di qualità dell'aria. Basti pensare agli amici di Taranto, no? Quello che hanno subito per decenni, dove lì sì l'economia ha vinto sulla salute. Oggi col Covid questo sta venendo il contrario, ma a Taranto, per esempio, tante persone, come sapete, si sono ammalate per quello che hanno respirato, tanto che sono 10 anni che nel quartiere Tamburi, per esempio, viene impedito ai ragazzini di giocare all'aria aperta. Quindi tutto questo, e vi ho fatto un esempio pratico, sono sollecitazioni esterne che possono portare a un progressivo indebolimento del sistema immunitario, che già dipende da fattori genetici, sesso ed età, e può raggiungere un vero e proprio esaurimento. Questo è un capisaldo della nostra fisiologia umana. E quindi oggi come non mai dobbiamo capire quanto siamo difesi, quanto il nostro sistema immunitario ci mette in condizione di giocare a tennis con tutti gli agenti esterni e non di essere il muro di una partita di squash che subiamo le pallate, no? Quindi a una difesa è importante stabilizzarla, equilibrarla sempre per poter poi dare le risposte quanto ce n'è bisogno, perché sappiamo benissimo che tutti i dolori cronici, le sofferenze, le malattie sono causati da una carenza di ossigeno a livello cellulare. L'ipossia è un fenomeno che innesca patologia. Io lo chiamo AIO, acidificazione, infiammazione, ossidazione, danno ossidativo. Quindi alla base di tutto c'è proprio un mancato equilibrio, una risposta mancata. E qui vediamo in una sola slide le troppe cause, no, che ci determina una condizione sfavorevole. E quindi questo nostro mondo intossicato deve poter dare il nostro organismo delle risposte a queste condizioni con le quali dobbiamo convivere. Io penso che da questa storia usciremo tutti più forti, perché tutti più consapevoli e ricchi di competenze e conoscenze di come comportarci quando finalmente la cosa andrà a scemare. You use, you abuse, you lose. L'uso e l'abuso ti fa accumulare e perdi. Perdi proprio difese, perdi risposte. E allora la loading theory, la teoria da carico che mi ha insegnato la mia maestra Serafina Corsello, un'italiana che negli anni 60 con la sua fresca laurea in medicina andò negli Stati Uniti ed è stata una pioniere della terapia chelante, definiva la resistenza cellulare ed immunologica dettata da tante condizioni, le allergie, sempre più in maniera
importante presenti. In Italia si parla di decine di migliaia di bambini allergici. Le infezioni, lupus in fabula, le infezioni con le quali veniamo a contatto, batteriche, virali, lo stress. Lo stress ci produce resistenza cellulare immunologica, il burnout, il sovraccarico di lavoro. In questo momento abbiamo un burnout fatto da un sovraccarico di informazioni, come diceva il dottor Burgio, non sempre corrette, ma poi su chi è stato corretto nell'informazione o meno, questo lo scopriremo nel tempo. Le errate abitudini, la quotidianità, su questo anche voglio sottolineare che l'alimentazione ha un ruolo determinante, perché dipende da noi la scelta di cosa portiamo a tavola, quindi più errori si fanno a tavola, più abbiamo conseguenze sul nostro sistema immunitario. Sappiamo che il nostro microbioma è la nostra reception, dove arrivano tutti gli agenti esterni, quindi bisogna solamente riequilibrare la nostra alimentazione, non rinunciando a nulla, ma dando spazio soprattutto alle fonti vegetali, verdura e frutta. Ma argomento che ci interessa sono i metalli tossici. Metalli tossici che dobbiamo capire. Innanzitutto, ad oggi, io, dottor Mariani, 57 anni, quanto sono intossicato? Quanto siamo intossicati? Poi una volta indagato, e vedremo come, capire proprio perché ci siamo intossicati, come ci siamo intossicati. Vedete, queste sono le pagine del mio libro bianco-nero, Il Tao dell'alimentazione, dove proprio parlo alla fine, dalla mia esperienza al test di chelazione, i metalli tossici più presenti nel corpo umano risulta essere piombo, alluminio e mercurio. Non solo nelle persone con patologie, ma la situazione è molto diffusa. Io ho tanti pazienti che hanno fatto i test senza avere dei sintomi definiti, ma solo per voler capire, tutti comunque avevano sostanze tossiche nel proprio corpo. Bam! Un colpo di proiettile, di pistola. Piombo, alluminio, mercurio. Vi dicevo, i tre protagonisti principali. Allora iniziamo proprio dal piombo. Il piombo, poi lo vedremo anche nella storia delle DTA, le vernici al piombo fecero proprio capire quanto fosse utile l'antidoto al piombo, l'acido etilendiamino tetracetico, e da lì poi una serie di conoscenze delle quali parleremo. Oggi il problema con il piombo, che non è più nelle vernici, grazie a Dio, però attenzione a tutte le lavorazioni in vetro, attenzione a tutte le zone industriali dove ci sono ceramiche per vasellame, quindi si usa ancora il piombo, attenzione a tutta l'agricoltura, ma anche il tabacco, che spesso proviene da zone dove vengono utilizzati come insetticidi l'arseniato di piombo. E quindi il problema dell'acqua, con Giorgio proprio ne abbiamo parlato tante volte anche ai nostri congressi, il fatto che l'acqua di rubinetto da 0,01 è arrivata da mettere fino a 0,05 mg litro per le acque potabili. Quindi capire un po', no, tutto questo, quello che comporta. C'è un problema ancora nel nostro paese che è dettato dalle vecchie automobili che hanno circolato per anni con le benzine a piombo e quindi hanno i serbatoi ancora con residui di piombo e quindi negli scarichi, anche se sono ormai anni e anni che non c'è più la benzina al piombo, la benzina ora si chiama benzina verde, ma ancora ci sono scarichi di piombo. Quindi il piombo è uno dei problemi principali. L'alluminio è molto diffuso, c'è una letteratura scientifica con le malattie degenerative, soprattutto nell'età anziana. L'Alzheimer ha una stretta correlazione con l'alluminio, ma in tanti pazienti con la sclerosi multipla, e il Parkinson e la SLA che ho trattato, l'alluminio la fa sempre da padrone. Un problema sono i tamponanti gastrici, gli antiacidi, che sono fatti di biossido d'alluminio, e qui
la medicina che non mi piace. Hai un sintomo, hai un bruciore di stomaco perché hai mangiato magari patatine fritte, würstel, ketchup, hai bevuto in maniera eccessiva, eccetera, eccetera. Poi hai un bruciore di stomaco e chiami un pittore che spennelli le pareti gastriche per impedirgli di reagire. È una reazione favorevole quella del nostro organismo che ci dice che stiamo sbagliando, che abbiamo fatto qualcosa di errato, e quindi questa pittura inibisce la secrezione di acidi, quindi blocca questa condizione, ma poi quei residui di questo prodotto di biossido d'alluminio va a finire nel nostro intestino e dal nostro intestino ricircola e vedremo come i metalli tossici superino la barriera ematoencefalica. Quindi attenzione alle farine raffinate, in onestà le lattine solo se vengono a contatto con il calore, ma il grande problema perché appunto sono sottoposte continuamente ad alte temperature sono le stoviglie in alluminio che rilasciano in ppm, parte per milione, giorno dopo giorno alluminio, e questo ne facciamo un carico. Poi un'altra cosa che voglio dire, ma anche qui abbiamo trovato una soluzione, perché i deodoranti, soprattutto quelli ascellari, facevano lo stesso processo degli antiacidi, ovvero bloccavano le ghiandole sudoripera, quindi tutte cose che nel tempo abbiamo imparato a capire. Quindi il problema dell'alluminio è un problema molto attuale e in cucina viene assolutamente ancora usato per le pentole, quindi teniamo bene presente questa situazione. Una cosa che probabilmente molti nostalgici di noi hanno a casa è la caffettiera in alluminio, proprio che dà quel sapore caratteristico. Per capire proprio la dispersione di alluminio, fate con la stessa miscela di caffè un caffè in una caffettiera di alluminio e in una caffettiera di acciaio inox. Il sapore del caffè sarà completamente differente. Questo è proprio perché l'alluminio si amalgama con la polvere e rilascia quelle piccole particelle che danno anche un sapore differente al caffè che andremo a bere. Specialità della casa. Specialità della casa è il mercurio. Io sono stato un mercurializzato perché già dalla tenera età, non avevo neanche 10 anni, e mettevo già le prime otturazioni di amalgama. E come già si diceva avanti Cristo, con Publilio Siro, quello che colpisce per primo il mercurio è la mente. E allora vediamo che le fonti di tossicità del mercurio sono molto diffuse. Pesci, mammiferi di grande stazza, timerosal nei vaccini, pasta per otturazioni dei denti, rottura di termometri, talco, cosmetici, adesivi, tatuaggi, ne parleremo. E allora cominciamo dal pesce. Consumare pesce, soprattutto in gravidanza, aiuta il feto a sviluppare il sistema nervoso se la mamma ne mangia, ma un consumo eccessivo di pesce di grande stazza, tonno e pesce spada, trasmette troppo mercurio al piccolo e potrebbe portarlo poi ad avere problemi di ritardi. Questa condizione si è esacerbata perché negli ultimi tempi soprattutto il tonno viene mangiato esclusivamente crudo, mangiando sushi, e quindi anche in quantità. Molte persone che amano il sushi lo mangiano anche con frequenza settimanale. Quindi tutto questo è stato visto che può creare degli accumuli di mercurio da non sottovalutare, e quindi io ho avuto dei casi di gente che faceva bodybuilding, bodybuilder, che mangiavano 0,5 chilo di tonno al giorno, no? Quella scatoletta, per aumentare la massa magra. Il tonno ha una buona percentuale di proteine e omega, tutto ok fin qui, a patto che non ha la capacità di detossificarsi. Quindi attenzione ad eccedere il tonno, ma soprattutto il pesce spada, che arriva a valori ancora più importanti del tonno di trattenimento. Spot al pesce: dovete mangiare pesce, la proteina animale più
digeribile, assimilabile, favorevole, ma pesce azzurro. Quindi ritorniamo al pesce del nostro mar Mediterraneo, alici, sgombri, piccolo taglio, pesce di piccolo taglio, perché il pesce più vive, più si ingrossa, più si ingrassa e più accumula mercurio, eccetto il salmone, che è un go fish, è un pesce. Mario, sì. Gli fai rivedere la slide al mercurio? Un attimo. Questa? Questa, Gio? Sì, sì, questa. Ok, ok. Queste sono le fonti. Guardate, consentitemi, non è assolutamente uno spot, ma tutte queste tabelle sono nelle 360 pagine del Tao dell'alimentazione, dove il Tao nero si affrontano proprio questi discorsi. C'è anche la tabella della quantità di mercurio presente nei pesci. Ok, ho 400 slide, Giorgio, quindi procedo. Vai, perché... No. Questo è un gran problema. Un problema che ancora esiste, un problema che ancora non trova risoluzione. Allora, della storia del Covid, io sono molto curioso di capire, al di là dell'età, al di là che il 98% dei deceduti soffrivano di patologie, il 52% 3, il 25% 2 e il 72% dei deceduti, questo sto al 10 aprile a 18.000 e passa, deceduti esaminati, soffriva di ipertensione. Quindi l'ipertensione sì, assolutamente può arrivare da errori alimentari, ma spesso anche dalla presenza di metalli tossici. Quindi capire, per esempio, come temo, come tanti anziani, perché inconsapevolmente l'hanno fatto in tempi non sospetti, abbiano avuto Al-Malham, il mercurio in bocca, più del 50% deriva dall'arabo la parola amalgama, ed è una definizione di metalli legati col mercurio. E allora qual è il problema di questi metalli tossici, in primis il mercurio, che superano la barriera ematoencefalica? Quello che vedete qui proprio sono delle microparticelle di metalli tossici nella glia, e questo video affascinante che vi ho messo in foto per non appesantire la presentazione, ma se cercate Amalgama Università di Calgary trovate subito questo video, che fa vedere proprio respirando vapori di mercurio in una cappa come si comporta una cellula nervosa di un ovino, e vedete, ecco che arriva il mercurio, gioca Pac-Man, arriva e denuda la neurofibrilla. Ve lo faccio rivedere, vedete, questa è la neurofibrilla, arriva il mercurio per inalazione e denuda la neurofibrilla. Un altro problema è quello dei tatuaggi, la diffusione dei tatuaggi, che spesso contengono metalli tossici, in primis mercurio, come nel caso che proprio in un convegno di Giorgio nel lontano 2002 trattai proprio parlando della rottura del legame tossico, parlando di un caso di una persona che si era intossicata proprio con un grande tatuaggio diffuso sulla sua spalla. Il paradosso dell'amalgama, che è possibile utilizzarla dai dentisti, ma quando viene rimossa sono tenuti a trattare lo scarto come rifiuto solido pericoloso. Quindi il fenomeno del rilascio del mercurio dalle otturazioni non dipende soltanto dalla corrosione del materiale, ma anche da un fenomeno di tipo chimico-fisico dipendente proprio dalla composizione della sua lega, che nel tempo va a disperdere. E qui, per farci un po' di relax, un sorriso, cito in campo Julio Iglesias: se mi lasci non vale. Ma tornando assolutamente serio, vi dico attenzione a chi ha otturazioni in bocca, alla masticazione, alle forze pressorie, i cibi e le bevande troppo calde, il fumo, il brushing, lo spazzolino, i cibi acidi, il bruxismo, e chi mastica prolungatamente chewing gum rilascia vapori di mercurio, sollecita questa condizione. E questo che fa? È tossico per i reni,
disturba la produzione ormonale, danneggia, come abbiamo visto, le cellule del cervello, danneggia ed indebolisce il sistema immunitario. Il sistema immunitario non è una cosa astratta, siamo noi il vaccino verso tutti i virus, non soltanto questo, perché se il nostro sistema immunitario è in un equilibrio, riesce a dare le risposte e la scienza ce lo dimostrerà, e capiremo perché su 60 milioni di italiani soltanto 210.000 ad oggi risultano positivi. Questo sicuramente grazie anche alle misure prese, però c'è anche il fatto che tante persone, i cosiddetti asintomatici positivi, ve ne cito alcuni celebri, padre e figlio Maldini, hanno avuto il virus ma non lo hanno manifestato, hanno avuto solo il tampone positivo. Quindi su questo c'è molto da capire, su come no, possiamo interagire e limitare i danni da virus. I metalli pesanti si accumulano in quantità importante quando raggiungono le parti grasse del nostro corpo, perché nei composti lipofili c'è una grande affinità dei metalli tossici con la parte grassa del nostro corpo, vengono accumulati e rimossi solo se li convertiamo in composti idrofili. I tessuti ad alto contenuto lipidico, lo sappiamo, in primis il cervello, il fegato, le ossa, le membrane cellulari di tutti i tessuti, e che fanno i metalli tossici? Fanno un danno da ossidazione, attaccano le membrane e le rendono sguarnite, aprono i cancelli verso l'interno della cellula e si crea il danno, lo stress ossidativo, andando a colpire poi i piccoli organi all'interno della cellula e sviluppare la malattia. Eccoci arrivati quindi poi a questa condizione, alla risposta da dare, al rimedio. Chelation is the solution. La terapia con chelante è una terapia che si fa per endovenosa lenta in una fleboclisi da 500 ml e viene fatta utilizzando un cocktail di sostanza che va ad agire proprio nel nostro organismo rimuovendo i metalli tossici, in primis il piombo e gli altri poi più affini. Riguardo il ferro, vorrei fare un inciso, perché tutti pensiamo: oddio, togliamo ferro, come faremo? Diventeremo tutti anemici? No, il ferro ferrico, il ferro più 3, più, è quello che non entra nella nostra biologia, nei nostri metabolismi, e il ferro più è quello proprio che si lega con la reazione di Fenton e ci determina stress ossidativo, si lega ai metalli tossici. E quindi la terapia chelante ha avuto battesimo clinico nel 1983 grazie al premio Nobel svizzero Alfred Werner, proprio che ipotizzò la formazione di un anello stereotrofico multidimensionale che era diverso da quel concetto di modello lineare. Vedremo appunto, eccolo qui, che le DTA, l'acido etilendiamino tetracetico, che è l'agente chelante che dà una efficacia garantita nella rimozione dei metalli tossici, ha una struttura trilobata, tridimensionale. Immaginatevi delle palle da tennis, da baseball, da ping pong, e che fanno queste? Quando vanno per endovenosa lenta nel corpo, arrivano versus i metalli tossici, li avvolgono e li portano via. Non lascia residui nel giro di 24 ore nel corpo la terapia chelante. Quello che entra esce catturando i metalli tossici che incontra. 1943, dicevamo prima, le vernici, ma soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale si scatenò un grande interesse intorno ai gas all'arsenico come mezzo bellico, purtroppo, e le DTA si rivelò una delle sostanze migliori proprio per gestire
l'intossicazione di un'eventuale aggressione biologica con gas all'arsenico. Vi dicevo, 1946 nasce l'ACAM, l'Associazione Americana Advancement in Medicine, proprio studiando i Marines, i marinai americani che arruolati in gran numero nella Seconda Guerra Mondiale vennero poi utilizzati per ridipingere queste grandi navi, no? E tutti si intossicarono respirando queste vernici al piombo. Venne utilizzato l'antidoto riconosciuto, l'EDTA, e quelli che avevano problemi di circolazione, di deambulazione, arteriopatia, o quelli che avevano avuto pregressi, attacchi cardiaci, migliorarono tutti lo status. Da questa evidenza scientifica, l'EDTA venne iniziato ad essere utilizzato non soltanto come un detossificante dai metalli tossici, in primis il piombo, ma si iniziò a utilizzarlo come anticoagulante per migliorare il flusso, ma non sciogliendo il sangue, togliendo le cause che creavano ostruzione al microcircolo. E qui c'è anche un lavoro che ora vi mostrerò. Come determinare quanto siamo intossicati? Quindi capire anche, no, vi dicevo, come ci intossichiamo nel tempo. E allora l'esame di San Tommaso, ovvero le urine prima e le urine dopo, ci dicono, dopo un test di chelazione, quanto abbiamo buttato. Cioè è un metodo empirico che non ci dice a monte, vedremo, ci sono altri esami che ce lo possono dire, ma in maniera indicativa. Questo invece proprio è quantitativo. Si fa dopo una flebo di 2 ore la lettura di questo, guardate, il pre e il post. Le urine, prima di fare la flebo, le mettiamo in una provetta, dopodiché facciamo questa terapia chelante di 2 ore, lenta, e vediamo nella raccolta delle 24 ore successive si ricava un campione di urina post chelazione, quindi si fa pre e post e si vede il passaggio che, come vedrete, poi ora vi faccio vedere proprio delle cartelle cliniche, è impressionante quanto ne buttiamo fuori. Quindi le indicazioni cliniche, la terapia chelante, sono assolutamente tantissime. Non voglio dire ubiquitarie, ma il concetto è semplice, guardate, che voglio trasferirvi. Se togliamo una causa di stress infiammatorio, la condizione va a migliorare. I metalli tossici sono assolutamente tra le cause più pericolose. E allora, vedete, al di là delle intossicazioni sospette o evidenti da metalli, è proprio un mio atteggiamento. Per esempio, io lavoro in clinica a Roma per questa terapia. E nella cartella clinica che riempio nel The Hospital scrivo alla prima terapia sospetta intossicazione da metalli tossici. Non scrivo terapia per la sclerosi multipla, terapia per il cancro, terapia per il Parkinson, anche se in queste patologie migliora molto la condizione perché, come vi dicevo, togliamo la causa di stress infiammatorio. Scrivo sospetta intossicazione perché io mi tengo nella mia conoscenza, quello che mi ha insegnato la mia maestra e 25 anni di onorata professione, quello di pulire l'organismo, che poi, inciso che farò, non è soltanto terapia chelante, un percorso di recuperare le proprie difese immunitarie, quello di detossificare l'organismo. Inquinamento ambientale, rimozioni post amalgama, qui è importantissimo, amici odontoiatri, quando dopo la vostra rimozione protetta proponete un periodo di terapia proprio per rimuovere dal corpo quello che è stato accumulato. Stress ossidativo elevato, miocardiopatie, arteriopatie, vascolopatie, vedete perché l'angiologo si è interessato nel tempo di terapia chelante, già appena specializzato. Io mi sono dimenticato all'inizio,
di dirlo, sono specialista in malattie vascolari, sono un angiologo. La battuta che più mi vendo, soprattutto in questi 14 anni di televisione, di programmi RAI, è che sono un mangiologo, cioè l'angiologo tale resta, ma si occupa molto di alimentazione e di terapie disintossicanti. Malattie neurodegenerative, ha avuto un boom negli ultimi 10 anni, la terapia chelante in questo tipo di pazienti, nefropatie in fase iniziale, complicanze dell'ipertensione, vasculopatie diabetiche, collagenopatie, epatopatie, invecchiamento precoce, effetto di trattamenti radianti, prevenzione della malattia aterosclerotica, calcolosi renali, morbo di Dupuytren. Quindi tutte queste condizioni ci portano a capire qual è il meccanismo d'azione della terapia chelante con DTA, che è proprio una condizione, vedete, l'azione protettiva delle DTA rigenera quelle barriere che si erano appunto piegate ed erano state tolte dal nostro recinto della cellula, la membrana cellulare, proprio perché ha questa attività catalitica di ridurre i processi ossidativi. Quindi una potente azione antiossidante, antitossica, antiaggregante, aumenta la perfusione. Ecco perché, capite benissimo, l'angiologo parte proprio dal togliere la causa di ostruzione per migliorare il traffico. Quindi, se non faccio circolare i camion il sabato e la domenica, le automobili circolano meglio nel nostro organismo e soprattutto se rimuovo cantieri dalla rete autostradale, il mio percorso è più sereno e più costante. Quindi vi faccio vedere una cosa storica che è un disegno reso foglio di computer già dei fine anni 80 per ribadire queste a quattro azioni della terapia chelante fatte dalla mia maestra Serafina Corsello. E cos'è l'EDTA? Andiamo al dunque. È una sostanza chimica che rimuove i metalli indesiderati attraverso il fenomeno della chelazione. E questa è un'immagine molto preziosa, che trovate anche questa nel Tao dell'alimentazione, dove l'affinità principale della terapia chelante è proprio per il piombo. Però, vi dico, vedete il ferro ferrico? Vi dico che se c'è un carico di alluminio, come spesso purtroppo accade, di arsenico o di mercurio, viene fuori prima per un effetto massa il metallo tossico più presente e dall'azione delle DTA. Quindi il test di chelazione consiste nel confronto tra i valori dei metalli presenti nelle urine prima e dopo la somministrazione dell'agente chelante, l'EDTA. E vedete, in giallo sono i valori, questo è l'alluminio, in una trentina di pazienti, e in rosso è il post. Vedete quanto butta? Vedete quanto butta il rosso dopo, per ogni singolo? Cioè, quando si fanno i comuni esami del sangue e delle urine, dice il medico, no, non sei intossicato, soprattutto nella medicina del lavoro, non è reale, perché i metalli tossici vengono trattenuti nel nostro organismo. Ci vuole un agente chimico che li vada a togliere, e guardate il piombo, anche lui quanto è presente dopo, i puntini rosso. Guardate il mercurio. Guardate, questo paziente già prima aveva rotto proprio le difese omeostatiche e l'aveva nel corpo. E non ultimo il ferro ferrico. Questo è un esame molto particolare che se chiedete li guardano strabuzzati negli laboratori di analisi, perché il ferro nelle urine, ovviamente, senza un processo di chelazione, normalmente è stabilizzato, difficilmente si butta ferro. Invece, post-chelazione, questo ferro che va via, e vi do già la risposta eventuale alla domanda che mi farete, ma gli esami del sangue, il ferro scende? No, il ferro migliora, perché questo ferro è un ferro ferrico, vi dicevo, che inibisce il ferro proprio che si lega con i metalli tossici, e come vedete post-chelazione è molto presente. Quindi, detto questo, non è che uno ha tanto piombo perché si è mangiato un proiettile. Il proiettile
lo crei tu nell'organismo giorno dopo giorno, body burden, zavorra corporea. E quindi vi cito un caso al quale ho dedicato un capitolo del mio libro Prospettiva Rosea, La Rinascita, di questa paziente di 45 anni che è venuta da me con tanti sintomi molto diffusi, sempre più spesso diffusi, indefiniti a volte e neanche dimostrabili, come nel suo caso, da indagini, ma questa situazione le aveva creato tanti problemi. E allora siamo andati a fare prima un esame tissutale, un mineralogramma, dove anche qui c'era del mercurio, ma vi faccio vedere l'argomento che voglio specificare. L'arsenico addirittura era nei valori giusti. I minerali gestiti da un'alimentazione non male, nella quale si cercava appunto di ridurre al massimo gli effetti sintomatici, era una nonna molto sapiente, e veniamo alle urine. Questo mi ha molto sorpreso di vedere 418 di arsenico già prima di fare la flebo. Queste erano le urine normali della persona. Dopo la flebo, come potete vedere, in questo caso l'arsenico era receduto. Voi direte perché? Perché il piombo, che ha un'alta affinità, aveva prepotentemente chiesto strada all'arsenico. Ma guardate quello che accade alla sesta flebo. Le flebo si fanno due volte alla settimana. Boom! 718 pre, boom, 818 dopo. Decima flebo, quindi siamo a tre mesi, vedete, prima inizia a essere nella norma, dopo inizia a essere meno, wow, dopo quattro mesi, prima addirittura metà dell'accettabile e dopo rimane tale. Quindi vedete, riesce il piombo, un po' in quantità assolute, l'indice di tossicità complessiva di questa persona assolutamente sotto controllo, e arriviamo a un anno dove il problema non c'è più. E i sintomi anche di questa persona, che avrà la bontà di leggere tutto il caso clinico, è diventata veramente una nuova donna. Domanda: dove avrà preso tutti questi metalli questa persona? Li ha presi lavorando come ingegnere da 20 anni, lavora nelle gallerie. Quindi perfora gallerie, molto probabilmente al di là dell'acqua, che non era immune della sua città da piccole tracce di arsenico, ha avuto dei contatti sicuramente per averne così tanto importanti. Un lavoro prestigioso fatto dai colleghi Zanella e Ferrero in collaborazione con altri non medici, Fulgenzi e Vietti, e il sottoscritto va a raccontare proprio quello che ha connotato probabilmente la terapia galante negli ultimi 11 anni, ovvero l'effetto delle DTA nella rimozione dei metalli tossici e migliorare la sintomatologia dei pazienti con sclerosi multipla. Su questo ormai abbiamo migliaia di casi in tutta Italia, e sicuramente il capoguida di questa nuova frontiera, Sante Zanella, ha dato tanti risultati nel tempo, e abbiamo poi omologato i nostri protocolli e riusciamo a dare una risposta efficace non alla guarigione della sclerosi multipla, ma al migliorare la condizione dettata dalla infiammazione dovuta alla presenza di metalli tossici in questi pazienti, che va a determinare l'evoluzione e la degenerazione di questa patologia sempre più diffusa fra i giovani. E qui vado un po' nella storia della mia esperienza con le DTA. Qui nel 2005, con l'Università Politecnica nelle Marche, abbiamo pubblicato su rivista internazionale proprio, pensate, 2346 pazienti trattati con il mineralogramma, e abbiamo visto la presenza
scusatemi, del test di chelazione, perdonatemi, del test di chelazione, il piombo, il 94,9% dei pazienti nel range prima della chelazione, come dicevo prima, perché l'organismo trattiene i metalli tossici, dopo il 47,4% dei pazienti scarica dopo chelazione fuori range, quindi scarica metalli tossici. L'alluminio, pensate, già metà delle persone ha rotto il sistema omeostatico verso l'alluminio per quanto ne hanno, quindi ne rilasciano, ma soprattutto per un consumo quotidiano, abbiamo visto le fonti probabili, pensate, solo 2 su 10 dopo che l'azione è nel range, 8 sono fuori. E non ultimo il mercurio, pensate, questo è proprio un nemico silente, il 100% dei pazienti nel range prima della chelazione, il 59% dopo chelazione. Quindi 6 su 10 non hanno mercurio, 4 su 10, 2 su 5 sì, dopo chelazione. E questo è proprio il primo e secondo campione, gli esami che vengono fatti. Il mineralogramma, vi dicevo, è un test indicativo, un test indicativo che ci dice la probabile presenza nel corpo, ma attenzione, il capello, oltre che di deposito, anche un organo emuntore. Come avete visto nel caso dell'ingegnere donna di 45 anni, l'arsenico non le era venuto fuori al mineralogramma, l'abbiamo poi visto. Allora, successivamente, a cosa serve il mineralogramma? Il mineralogramma serve a farmi capire come reagiscono i minerali nelle loro rispettive azioni in sinergia, in contrasto, quando c'è un'intossicazione che, anche se non la vedo nel capello, però c'è nel corpo. Ecco, vedete questo magic circle che è questa immagine che ci dimostra proprio come i metalli tossici possano interagire con i minerali, inibendo proprio la reazione enzimatica. A diventa B se, solo se, non ha interferenze, altrimenti l'interferenza blocca la reazione. Un altro lavoro fatto proprio su questo, che su 2346 soggetti, avrete notato c'è stato un disguido di slide. Prima erano 78 pazienti, ora sono 2346, chiedo scusa. 69% donne, 719 uomini, proprio con la società che spedisce negli Stati Uniti il mineralogramma, abbiamo fatto un report annuale su 2346 soggetti e abbiamo visto che l'84% dei test erano con metalli tossici oltre la norma. E quindi anche questo è stato pubblicato su rivista internazionale. Quindi sul concetto che i metalli tossici, quando eccedono, creano un danno per la salute, su questo si basa la terapia chelante, che normalizza la distribuzione poi di molti elementi nell'organismo, riduce il metabolismo del calcio, il calcio che si va a ossidare e si va a mettere nell'endotelio, a chiudere le nostre arterie, del colesterolo tanto quanto, eliminando proprio i loro cataboliti finali. È una potente, come vi dicevo, terapia antiossidante, ringiovanente. Negli Stati Uniti, quando nei primi anni 90 mi recavo dalla mia maestra, era proprio, tra virgolette, venduta e praticata proprio per un discorso anti-aging. Dopo 10 flebo c'è proprio un miglioramento del cross-linked del collagene. Rimuove i tossici, rimpiazza e riequilibra i minerali essenziali grazie alle sostanze inserite nel cocktail. Infatti non si fa la flebo solo di EDTA, ma c'è un cocktail personalizzato dove c'è vitamina C, minerali e altre situazioni. La chelazione, quindi, è un termine che viene dalla parola greca, proprio chelare, prendere e portare via. La amo, vi dicevo, perché non lascia residui, è un farmaco, un aminoacido di sintesi che non lascia residui. In natura la chelazione avviene in tanti processi, fenomeni, e questi aminoacidi di sintesi, l'acido, etilene, diamino, tetracetico, sembrano scioglilingua, è fatto proprio da un gruppo etiledico, etilene, da un gruppo di ammino, due nitrati attaccati al carbonio,
e poi dal gruppo tetracetico, da quattro tetracetici, etilen, ammino, tetraacetico. E quindi questa è la sua composizione, fatta di tre elementi basilari nella nostra biologia, ossigeno, idrogeno e azoto, è riconosciuto dalla FDA da sempre come agente che rimuove piombo e altri metalli pesanti, è utilizzato nel trattamento dell'ipercalcemia e dell'aritmia ventricolari associate a intossicazioni da digitale. Vediamo in Italia, questo è proprio il bugiardino, la scatola di DTA che uso io da 2 grammi, che è un complessante dei metalli, categoria terapeutica complessante dei metalli, per infusione endovenosa lenta dopo opportuna diluizione in una fisiologica da 500 ml. Mario, quanto c'hai ancora? 5 minuti. Ok, sono... perfetto. Sì, ci sono. E quindi il radicale libero che ci danneggia, che genera stress ossidativo, rimuovendo la causa va via. Faccio rapidamente vedere gli studi che più mi hanno affascinato, che mi hanno formato alla Fondazione Internazionale di Angiologia a Roma già nel 90. Boom, incredibile, sia passato 30 anni da quando mettevamo questi ditali, il capillaroscopio, sui pazienti. Uno studio pubblicato su Angiology ha dimostrato come l'utilizzo della terapia chelante con EDTA dopo 10 sedute attivava il microcircolo. E questo è dovuto alla legge di Poiseuille, che dipende dalla quarta potenza del raggio del capillare stesso. È quello che vi dicevo prima facendo il paragone dell'autostrada. Se diminuisco il traffico e tolgo gli ingombri, i lavori, tutto scorre meglio. Quindi è una potente, vi parlo da angiologo, terapia che perfonde, aumenta la riperfusione dell'organismo. E quindi si ha questo effetto benefico sui legami crociati di tutti i tessuti con il miglioramento dell'elasticità. Molti studi internazionali che su PubMed potete andare a vedere, uno dei più importanti proprio perché fatto su migliaia di persone, da Carter, Sabat e Alzuer, è proprio nelle malattie degenerative. Su 2.870 pazienti cardiopatici si è visto un netto marcato miglioramento del 76,8% dei casi e un buon miglioramento nel 16,5%. E quindi vedete, il risultato netto buono ci dà quest'alta percentuale, 82,3. Poi c'è questo lavoro al quale sono molto affezionato perché è il mio primo lavoro sulla terapia chelante, nel 2000, dello studio dello stress ossidativo tramite Diron test prima, durante e dopo terapia chelante con EDTA, dove proprio il Diron test, in poche parole, molti di voi lo conosceranno, è un esame che si fa sul sangue, viene messo su questa apparecchiatura che ci determina proprio la quantizzazione dell'ossidazione ematica, e i valori venuti fuori in 8 pazienti con 4 con patologie vascolari e 4 dopo rimozione di amalgame, è stato un vero crollo. Il range è 2,50, vedete, i valori iniziali erano fra 4,28 e 2,70, dopo terapia chelante 37,6, cioè preoccupantissimo, no, perché questo è stato fatto il prelievo immediatamente dopo la flebo, quindi c'era questa pulizia delle DTA. La cosa fantastica è che settimana dopo settimana, a distanza di 7 giorni tra una terapia e l'altra, c'era un trend di miglioramento costante che ci portava a far sì che questa terapia arrivasse a un risultato efficace già dopo 6 terapie. E quindi l'ultima slide di lavoro scientifico è proprio un lavoro che imparai proprio a memoria al tempo perché mi affascinò tanto, fatto, pensate, per 18 anni dall'americano Cranton e dallo svizzero Blumer su una strada. Immaginate un vostro paese, una vostra città, una strada dove c'era un alto traffico di camion e di quant'altro. Pensate a una delle nostre belle città di traffico, dove l'Adriatica, mi viene in mente qui vicino la mia zona. Ebbene, a 78 persone fu fatta terapia chelante, altre 140 no, e si vide nel tempo, in 18 anni, che la mortalità
di chi aveva fatto terapia chelante era in maniera evidente sensibilmente più bassa degli altri. Tutto questo ci porta a dare e dire che la cosa più difficile da fare non è la terapia chelante, ma insegnare poi l'evitamento alle persone, ovvero conoscere e cercare di capire dove sono le fonti di carico tossico. E quindi un esame assolutamente che prepotentemente negli ultimi 3 anni si è inserito nei miei protocolli è proprio il test epigenetico, che mi fa capire proprio inizialmente dove sono le disfunzioni di segnale, dove sono gli accumuli, e quindi tutte queste condizioni, collegando i vari test e poi praticando la terapia, si riescono ad avere risposte assolutamente importanti. E quindi mineralogramma, test epigenetico, Diron test e poi il test di chelazione, che diventa poi terapia chelante, può essere una strada assoluta. Ecco, vi svelo oggi l'elucubrazione di questi 2 mesi. Il nuovo protocollo del dottor Mariani si chiama MeToDo, metodo Letta all'anglosassone, fare qualcosa per me stesso, a cominciare dal test genetico, epigenetico, proprio a capire dentro me stesso quello che sta accadendo, proponendo un'alimentazione rigorosamente mediterranea, ma oltre all'alimentazione è importante un'integrazione personalizzata, il giusto movimento senza eccedere. Il caso 1 Covid, studiatelo tutti e capirete perché un ragazzo di 38 anni va a finire in isolamento dopo aver giocato a calcio il venerdì sera, fatto una maratona a distanza di 300 km da casa la domenica e lunedì 2 ore di piscina. You use, you abuse, you lose. Attenzione ad eccedere. Ma tutto questo sono le abitudini, il nostro stile di vita. E allora vi consiglio, queste slide sono frutto del libro Il Tao dell'alimentazione, il bianco, il nero, quello che fa bene e quello che fa male. E voglio leggervi questa frase di Paracelso, perché coloro che si limitano a studiare e a trattare gli effetti della malattia sono come persone che si immaginano di poter mandare via l'inverno spazzando la neve sulla soglia della loro porta. Non è la neve che causa l'inverno, ma l'inverno che causa la neve. Non è il Covid che colpisce tutti distintamente, il Covid trova terreni di coltura fertili, e allora attenzione, è quello che sappiamo già di impedirci di imparare. Prendiamo esempio da scienziati come Burgio, che ci dice con molta umiltà che ogni giorno cerca di capire e imparare. Cerchiamo di imparare tutti e poi di dire la nostra, dicendo perché. E mi rifaccio alla mia maestra, guardate che meraviglia, che mi ha insegnato che un grammo di prevenzione vale più di un chilo di cura. Grazie per l'attenzione. Grande Mario, che bello, complimenti. Grazie a voi tutti. Cuore, mamma mia, mi ha emozionato oggi, veramente spettacolare, eccellente. Io oltre a ringraziarti e farti complimenti, e grazie anche proprio, so che sei sempre molto impegnato, direi che questi giorni ci hanno un po' fatto anche riposare. Non aver più lo stress della sveglia alle 5 di mattina, dover fare 1200 km in giornata, mi ha fatto molto piacere, oltre al fatto importante che difende assolutamente il nostro organismo, il nostro sistema immunitario, quello che abbiamo tutti, volenti o nolenti, ritrovato la famiglia. Quindi io poi ti dico, lo sai, ma lo voglio dire ai colleghi, il mio sorriso è dettato da avere, dopo 6 mesi di lontananza, che ha fatto un Erasmus in Belgio, mia figlia Alice Sofia, averla qui e svegliarla la mattina mi porta ad essere comunque consapevole di quello che stiamo vivendo, ma lo vivo in maniera assolutamente ottimista, perché non si può dire la vivo positivo, perché altrimenti si confondono con il contagiato. E quindi ho imparato a utilizzare la parola ottimista, perché blackout, isolamento, lockdown, tutto, ci sta tutto, però proprio gli scienziati come Ernesto poi ci diranno cosa è successo a 59 milioni e 800 mila italiani che non sono contagiati. Quindi cerchiamo di affrontare seriamente questa cosa, rispettando le regole, volenti o nolenti, facciamo i bravi, ma siamo anche molto ottimisti e propositivi per una ripresa bellissima che ci rivedrà a Bologna, a Roma, a Milano, a vedervi, abbracciarvi come io sono solito fare. Grazie. Grande Mario.